E quindi questa è la grande notizia. Dai ragazzi, sono così felice per voi. Io sono un po' terrorizzato, a dir la verità. Per adesso già da Luca, bisogna fare bene i conti. Studiamo il vostro piano finanziario a riguardo, Vai! È un consulto gratuito, vero? Silenzio e fate attenzione, Partiamo da voi, dalla vostra coppia, e poi ci occuperemo anche del piccoletto che sta per arrivare. Una cosa alla volta. Per esempio, voi avete conto delle vostre uscite, le vostre entrate? Sapete se e quanto riuscite a risparmiare? No, però perché dovremmo farlo? Non andiamo mai in rosso, abbiamo sempre soldi sul conto corrente. Lavoriamo in due. In effetti, io finché ero da sola lo facevo. Però poi in due è diventato difficile, perché ci sono più cose da segnare, diversi conti correnti da controllare, le carte di credito. Sì, richiede un po' di pazienza, però è importantissimo avere sotto il controllo i conti familiari. Una cosa che vi potrebbe aiutare è avere un conto con intestato per amministrare tutte le vostre uscite, l'affitto, le spese, le bollette, anche per capire quanto riuscite a risparmiare ogni mese per i vostri progetti futuri in due, anzi in tre. Sì, però è noioso, Diego. Guarda, io lascio fare tutto a Giada e lei è la ragioniera di casa. Brava Giada, però adesso devi cominciare a educare questo qua, Io ci provo sempre, ma lui niente. Non capisce che per me è importante sapere che siamo in due a occuparci di queste cose. Così si fa. Adesso vi do un paio di consigli chiave. Allora, tutte le scelte sulla gestione dei soldi adesso sono scelte da fare insieme, a partire da come gestire le spese comuni. Come vi dicevo, avere un conto cointestato può aiutare. È fondamentale avere un piano dei conti familiare, in cui indicare entrate e uscite, capire come spendete i vostri soldi e se riuscite a risparmiare per i vostri progetti comuni futuri pianificando insieme. Potete anche valutare i prodotti che possono aiutarvi a prendervi cura l'uno dell'altro o della famiglia nel suo complesso, come le polizze vita o le polizze sanitarie. In ogni caso, nel decidere insieme dovete aiutarvi a risparmiare e decidere in modo responsabile, prudente e informato, e il vostro futuro insieme sarà più facile. Mamma mia che ansia, Diego, conti, bilanci, no? C'ho proprio ragione, Nina. Perché? Cosa ti ha detto? Ma niente, lascia stare. Ma comunque, adesso Luca sui conti lo raddrizzo io. Un attimo. Ciao Nina, dai, entra. Ciao. Vieni, vieni. Ah, eccola qua, vedi a parlare delle persone. Si presentano subito. Stavate parlando di me. O del simpatico scherzetto che mi ha fatto Diego. Scherzetto? Dai, tira fuori il miele. Scusa, cosa c'entra il tuo miele? No, smetti, l'ho beccato, basta. Oh, che coincidenza, proprio ieri mi dice che devo assolutamente assicurarmi perché in caso di furto... No, ma scusami perché non ti seguo. Va bene, adesso basta però. Basta, il gioco è finito, ora per favore mi ridai il mio miele. Raga, Nina, calmati un attimo. No, scusatemi, non mi calmo perché oggi pomeriggio alle 3 arriva il corriere a prendere il miele e il miele non c'è, è sparito. No, ma come è sparito? E non lo so, dimmelo tu che me lo porti via per cercare di dimostrare la tua stupida teoria. No, ma aspetta, tu pensi che io ti... Tu insisti ancora? Questo allora? L'ho trovata sotto il mio zerbino stamattina. Non lo so, no... Scusa, fa vedere. Diego, tu sei l'unico che ha la copia delle mie chiavi di casa e sapevi benissimo che ieri sera io non c'ero perché ero a fare un aperitivo con tua figlia. Ma, Nina, è impossibile, io non sono mai stato nel tuo balcone di notte. E quelle foto, allora? Ma ti giuro che non lo so. Va bene, io ti do tempo fino alle 3 di oggi pomeriggio. Se il mio miele non salta fuori, io ti denuncio. Ma, Nina, io non avrei... Cioè, io non avrei mai fatto niente del genere, ma neanche per scherzo. No, ma certo che no. Ma allora che è stato? E perché poi? Sì, anche quella foto lì, no? Ok, aspettate, allora, ragioniamo, analizziamo bene la situazione. Sì, però manca poco, sono già le 11. Non lo so, no?